Sempre per fare un chiarimento per i casi Covid della città di Capua. Stamattina alcuni cittadini sono stati contattati per recarsi presso un drive-in della città di Capua e non è vero, il drive-in a Capua lo faremo nella metà della settimana prossima. I cittadini sono stati contattati pure per un drive-in che si dovrebbe tenere nella città di Santa Maria Capua Vetere. Ho sentito il dottor Tari e riguarda solo i cittadini della città di Santa Maria Capua Vetere, mentre mi ha richiamato la dottoressa Nicoletta Tessitore per confermarmi che è vero che alcuni cittadini possono recarsi presso la struttura dell'ex manicomio di Aversa, dove stanno effettuando dei tamponi. Non è un drive-in, ma è un contatto che l'ASL sta facendo per gli ultimi casi che erano in elenco con i casi del team Covid precedente. I cittadini che non si sono recati saranno comunque contattati dalla ASL per fare il tampone nel prossimo drive-in della città di Capua. Chiedo scusa per l'insieme delle informazioni che sto provando a divulgare, naturalmente seguo quanto mi viene dettato dalla direzione dell'ASL e informo la cittadinanza tutta. Grazie.